una partita da vincere assolutamente, perché noi venivamo da un periodo un po' sfortunato, nel senso che i ragazzi giocavano bene, però non riuscivamo a portare a casa il risultato. Quindi oggi ci tenevamo tutti in maniera particolare, l'abbiamo affrontata nella maniera giusta, l'abbiamo preparata sempre con mille difficoltà, perché siamo in un periodo dove abbiamo veramente tanti infortunati e altre piccole situazioni che ci stanno un po' rallentando e danneggiando, però i ragazzi sono veramente entrati in campo col piglio giusto oggi, con la testa perfetta, direi, perché hanno affrontato la partita veramente molto bene dal primo all'ultimo minuto e siamo soddisfatti del risultato raggiunto. Proprio le assenze sono un fattore dall'inizio del campionato praticamente, e anche oggi alcuni giocatori erano praticamente gli unici nel proprio ruolo. Quale pressione hanno dovuto affrontare? È una situazione preparata, programmata, o è figlia di un processo che è avvenuto in diverse settimane? Ma guarda, come dici tu, abbiamo veramente tanti infortunati, che non è una scusa, perché succede, ogni anno nelle squadre ci sono tanti infortunati, ma noi quest'anno io una situazione così non l'ho mai vissuta, veramente parecchi infortuni, caviglie, spalle, ginocchi, quindi molta molta sfortuna, speriamo che passerà. Nello spogliatoio prima della partita ai ragazzi ho detto proprio questo, che la pressione in certe partite è un privilegio, no? Perché se vai a giocare con i tuoi amici il mercoledì la pressione non ce l'hai mai, e non è sport. Nello sport, grazie a Dio che c'è la pressione, e si cresce con quella, perché le partite difficili devi sentire un po' di pressione. Ora non c'è però tempo di respirare, perché sabato c'è già una partita che sì è contro l'ultima in classifica, ma che anche questa nasconde delle insidie contro Prato. Sì, classica partita contro l'ultima in classifica, che non ha più niente da dire, perché loro sono già retrocessi, ma è proprio una di quelle partite che ti può far fare una figuraccia se non vai con la testa giusta per affrontare una squadra che comunque, appunto, non avendo niente da perdere, può venire qui e giocare a viso aperto. Beh, diciamo che l'ho ritrovata assolutamente bene, e sono rientrato del tutto dal mio infortunio alla caviglia, e peccato però per il resto della squadra, che comunque abbiamo ancora 5 infortunati, chi ha alcuni acciacchi eccetera, quindi speriamo comunque di ritornare tutti al completo il prima possibile, perché comunque la squadra è forte, ma quando siamo uniti è ancora più forte. Sei riuscito a ritagliarti anche un minutaggio importante in questa partita, hai giocato diversi minuti e hai fatto diversi gol. Che squadra hai trovato oggi? Beh, diciamo che la squadra che abbiamo affrontato questa sera sicuramente non era alla nostra altezza, ma comunque dobbiamo usufruire di queste partite per migliorare, perché comunque noi siamo qua per questo, siamo al campus per migliorare tecnicamente, tatticamente e di squadra, quindi comunque come questa, come Prato che avremo sabato, dobbiamo usufruire queste partite per migliorare noi stessi tecnicamente e tatticamente. Cosa ti aspetti dalla partita di domenica, di sabato? Sì, certo, naturalmente non dobbiamo sottovalutare nessuna partita, perché comunque ogni partita si va giocata sul campo. Però mi aspetto una partita in cui noi possiamo fare bene, possiamo giocare bene come abbiamo fatto questa sera, se non meglio, e piano piano riprendere anche il... ritornare in forma, piano piano ritorneremo in forma comunque dopo un seguito di sconfitte, quindi spero una partita buona.